Piero Pelù nasce a Firenze nel 1962. A soli 8 anni Piero acquista la sua prima chitarra elettrica e mentre frequenta il liceo classico diventa frontman dei Munions, una band liceale il cui nome deriva dal torrente Mugnone. È il 6 dicembre del 1980 la data ufficiale del primo concerto del gruppo di cui Piero è cofondatore e leader, i famosissimi Litfiba. Dopo quasi 20 anni di successi, nel 1999 Piero decide di intraprendere una carriera da solista. In quest'anno infatti incide con Ligabue e Jovanotti Il mio nome è mai più, i cui proventi commerciali vengono devoluti ad Emergency. Dopo 10 anni di carriera da solista, nel 2009 Piero torna a ricoprire ufficialmente il ruolo di leader dei Litfiba. Nel 2013 esce il disco Identikit, una raccolta di vecchi brani da solista con l'aggiunta di due inediti. Partecipa come coach alle prime due edizioni del talent show The Voice of Italy. Ciao Piero. Ciao. Grazie mille. Come stai? Bene, grazie a te. Tutto a posto? Ottimo. Grazie di aver accettato il nostro invito. Tutto a posto e niente in ordine, come sempre. Come si dice. Senti, domanda d'obbligo. Che cosa rappresenta per te Firenze? Beh, Firenze rappresenta intanto, diciamo, la mia storia personale, perché ci sono nato e cresciuto. E quindi ho tutti i miei ricordi, ho molti diversi amici, persone che conosco da molti anni, persone che credo di conoscere da tanti anni ma che in realtà ancora non conosco. E diciamo che Firenze è una stanza molto bella, molto ricca, molto piena di bellezza anche se vuoi, no? Però anche piena di trabocchetti. Quindi in che senso? È una scatola magica a doppio uso. Ok, interessante questa visione. Sì, perché in fondo Firenze può essere anche un po' una gabbia, no? Nel senso che è una città che potrebbe offrire tantissimo, ma che poi quando vai a cercare le opportunità vere non te ne offre tante. E questo trovo che sia una grande occasione persa per Firenze. Certo. Una cosa su cui dovrebbero riflettere un po' tutti, a cominciare dagli amministratori. Certo. Questo discorso delle opportunità è molto interessante, infatti più avanti vorrei riprenderlo con te, soprattutto per quanto riguarda i giovani e le opportunità a Firenze. Esatto. Adesso è il momento invece di dare la linea al nostro inviato. Abbiamo un esperto su Firenze che andiamo subito a scoprire dove si trova oggi. Parola a Cecco Pallaio. Oggi vi voglio parlare di uno dei posti più particolari di Firenze, il corridoio Vasariano. Richiama atmosfere magiche, passaggi segreti, vie di fuga. In effetti il corridoio Vasariano collega Palazzo Vecchio a Palazzo Pitti passando per la Galleria degli Uffizi. Cioè, ho detto Palazzo Vecchio, Palazzo Pitti e Galleria degli Uffizi, tre dei posti più belli del mondo. Insomma, Cosimo I lo fece costruire per avere una via di collegamento rapida. Pensate a quanto tempo risparmiava a non dover scendere giù in strada. Sì, e poi quando pioveva non si bagnavano, no? Sì, questa era una cosa minore, perché le strade in realtà a quei tempi non è che fossero molto sicure, erano piene di mascalzoni, ladri, assassini e i potenti che amministravano la città avevano sì amici, ma anche parecchi nemici. Quindi i medici, potendo evitare di scendere giù in strada, si risparmiavano il rischio di incorrere in attentati o comunque in situazioni spiacevoli. Inoltre, dalle numerose finestre del corridoio Vasariano si poteva assistere e sentire quello che il popolo diceva affollando le strade sottostanti.
Infatti non era difficile imbattersi in discussioni politiche o anche soltanto in opinioni pubbliche. Insomma, spiare l'opinione pubblica. Altro che privacy, eh? Piero, quanto e soprattutto come la realtà fiorentina ha influenzato la nascita e lo sviluppo di FIBA e di Piero Pelù? Beh, Firenze, si sta parlando della Firenze di fine anni 70 e primi 80, che ha vissuto un periodo di incredibile gioia creativa, esplosione di idee e di incontri. Di incontri non, diciamo, scappa e fuggi fast, diciamo, come può essere oggi anche la presenza dei non fiorentini in città, ma presenze che erano costanti e che quindi lasciavano anche un segno, come dire, un'impronta anche importante, no, del loro passaggio. Perché Firenze era una città che ancora era, trovo, molto accogliente e molto anche aperta, okay, con una grande mentalità di apertura. E questa cosa si è un po' andata a restringere nel tempo, purtroppo. Io ho vissuto tutta questa parabola anche in prima persona. Nel 2007 ho fatto anche il direttore artistico dell'Estate Fiorentina e lì purtroppo ho toccato un po' con mano quelli che sono questo grande potenziale inespresso della città. Però ecco, tornando a quel periodo estremamente creativo, che tra l'altro è stato raccontato anche da Pier Vittorio Tondelli nei suoi romanzi e poi anche da Bruno Casini, che è un grande testimone di quell'epoca. Quel periodo effettivamente era estremamente creativo, positivo e stimolante. Quindi Firenze, oltre a Litfiba naturalmente, alla formazione mia personale, ha formato anche tantissimi altri talenti, band, musicisti, artisti. Uno su tutti mi viene in mente Federico Fiumani dei Diaframma, col quale ho un rapporto di amicizia ormai dai tempi del liceo. Quindi era una città che accoglieva e stimolava, quindi era il massimo, diciamo. Era veramente una capitale culturale, Firenze. Cioè, cosa è col tempo invece? Si è un po' andata a spengere, e questo anche un po' ci si riallaccia un po' probabilmente anche al fatto che a livello ufficiale anche non sia mai stata capita l'importanza di tutto quel movimento culturale che ha fatto sì che Firenze fosse veramente un fulcro europeo di cultura in quegli anni. E all'estero vengono capite meglio queste cose, vengono in qualche modo anche incentivate, valorizzate. Ora, sì, valorizzate, ecco, e quindi anche incentivate. Certo. E questo non, questa mancanza di interesse o comunque solo questo distacco da parte delle istituzioni verso quello che succede a livello della strada o sotto il livello della strada, che come abbiamo visto anche poco fa è quello che a noi ci interessa di più, addirittura anche sotto l'Arno ci sono cose, certo, che succedono a Firenze, decisamente, sono sorprese anche sotto le acque dell'Arno. Questo essere un po' ciechi e sordi non ha aiutato lo sviluppo culturale della città, per cui oggi si vive di rendita. Nel nostro enorme, incredibile, meraviglioso passato rinascimentale, e poi però ci fermiamo all'Ottocento. È un gran peccato. Quando va bene ci fermiamo, certo, al futurismo, alle giubbe rosse. Ecco. Sì, certo. Discorso giustissimo, io però devo rendere la parola a lui, al grande Cecco Pallaio. Al nostro Pallaio. Cecco Pallaio, con i suoi sapevate che... Sapevate che nel corridoio è presente una finestrella munita di grate? Quella è una finestrella che si affaccia all'interno della chiesetta di Santa Felicita. In questo modo i medici potevano assistere alla messa senza essere visti. Sapevate che nel tratto sopra l'Arno del corridoio c'è una grandissima finestra che non esiste nei progetti del Vasari? Qualcuno sostiene che sia stato Mussolini ad averla voluta in occasione della visita di Hitler nel 1938, in modo da mostrare tutta la bellezza della città. Pare infatti che quella sia stata la ragione per cui Ponte Vecchio sia stato l'unico ponte risparmiato dal bombardamento dei tedeschi.
Quante storie, eh? Alcune più vecchie, alcune più nuove. Ma c'è poco da fare. Il vostro cecco e le sa tutte. E che voce volete? Il vecchio, il nuovo, il cecco sa ogni cosa. Vecchio, nuovo, antico testamento, nuovo testamento. Ci racconti una curiosità, un aneddoto che ti riguarda relativo a Firenze, a questa città, magari quando anche sei in giro per il mondo o per l'Italia a raccontare dei fiorentini della città? Beh, sarebbero la maggior parte degli aneddoti sarebbero irraccontabili. Ok, perfetto. Siamo in fascia protetta. Siamo in fascia protetta. E allora sono irraccontabili tutti. No, dai, diciamo che gli anni in cui ti diverti di più alla fine sono gli anni in cui sei studente, no? Quando inizi a suonare, 20, 30 anni, quelli erano gli anni un po' più selvaggi ancora, si poteva fare un po' di tutto in città. C'erano un sacco di locali aperti e col mio amico Ringo De Palma, che oggi non c'è più, vecchio batterista di Litfiba, che saluto ovunque sia, uscivamo praticamente tutte le sere a fare il giro dei sette bar. Cioè? Diciamo la nostra Via Crucis, la Via Crucis del nostro fegato. Okay. Era attaccato alle barre dei vari bar notturni fiorentini. Okay. E una sera mi ricordo che incontrammo anche delle simpatiche ragazze e le portammo in macchina con noi a fare un giro. Solo che per fare un po' più ipotta, come si dice, avevamo la ottima idea, eravamo con una vecchia 126 Fiat. Okay. Che aveva i sedili reclinabili, no? Mm-hmm. Tipo quelli della 500, ora magari voi siete un po' giovani, non ve lo ricordate, ma questi sedili si reclinavano facilmente, noi due davanti e le ragazze dietro reclinavamo i sedili e facevamo quelli che si guidava senza guardare. Ok, da sdraiati, certo, ovviamente. Geniale, no? Meraviglioso. Tutto questo in pieno centro a Firenze, erano chiaramente le 3 di notte, quindi non c'era nessuno in giro, però era un po' iniziata in quel periodo la delimitazione della zona blu. Ok. Fino a quel momento non esisteva la zona blu, fino ai primi anni 80 non esisteva. E noi non ci ricordavamo di dove erano state messe alcune catene. Ok. Ecco. Okay. Credo di aver intuito. C'era una catena verso Ponte Vecchio. Okay. E noi chiaramente volevamo andare su Ponte Vecchio a fare ipotta. Certo. Con 126 e così di lì ribaltati. E a un certo punto sentiamo un clangore dal niente. E praticamente abbiamo strinato tutta la macchina quando ci siamo resi conto di quello che avevamo fatto. Abbiamo riso per ore, non poteva essere diversamente, nessuno si è fatto male. Chiaramente, no, il problema fu naturalmente giustificare poi alle famiglie perché la macchina era tutta sembrava Boderek, sai? Okay. Con le treccine come andavano in quegli anni, ecco, più o meno. Una cosa simile. Treccinata. Questa mi sembra una cosa abbastanza importante. Sì, questa è ancora raccontabile. Ok. Allora, guardiamo invece che cosa ci racconta Cecco Pallaio. Lui si diverte a scoprire, a mostrarci anche aneddoti e curiosità molto particolari. In questo caso ci dirà il perché la fine del corridoio vasariano ha questa forma che ricorda vagamente una S, comunque non è lineare. E il buon Cecco ci spiegherà il motivo, mi auguro. Vero Cecco? Una S. Di che ricordo una S? Ma di che? Di che ricordo una S? Ma di che? Scusami, mi dicono che il corridoio vasariano contiene un S. Cioè, c'è un S. Ti risulta? Sì, mi risulta, ma non mi ricordo che cos'è. Ho anche un amico storico dell'arte che sicuramente lo sa, ma non lo ricordo, non te lo saprei spiegare. Vasariano. C'è un S. Un S lunga? È a forma di F il corridoio vasariano, un corridoio che si trova all'interno delle strutture sopra Ponte Vecchio. Non lo so se lo c'è, però se c'è un S proprio, ci sono dei grandi, per me ci sono dei grandi. Poi da buon fiorentino sono stato nel corridoio vasariano, altre volte, però proprio per guardare l'S io. L'S è... Cos'è, una curva? Chi pensò ai fatti suoi campò 100 anni. Zitto,
zitto, zitto. Una volta gli fa una domanda e sta zitto. E a me? E mi tocca andare dai professori. Non lo sapevo. Il corridoio vasariano è un'opera magnifica di straordinaria bellezza, ma non fu progettata così all'inizio. La famiglia Mannelli ne cambiò il corso per una piccola parte. Ah, vi chiederete chi fu mai questa famiglia Mannelli? È presto detto. I Mannelli erano una vecchia famiglia di ghibellini di Firenze, proprietari di una delle quattro torri di guardia del Ponte Vecchio. Fra l'altro l'unica ancora in piedi. Ma non divaghiamo. Il corridoio doveva passare proprio in quel punto dove c'era la torre dei Mannelli. Che fine avrebbe fatto dunque la torre? Boom! Giù! Caduta! Distrutta! La famiglia Mannelli, non contenta di questa decisione, rifiutò di farsi distruggere la torre. E la loro posizione fu talmente ferma che Cosimo I decise di costeggiarla cercando di creare un vero e proprio zigzag aggirandola. Questa deviazione è ben visibile dal ponte, vero? Questo fatto incuriosisce, perché il duca non era solito preoccuparsi delle ragioni dei proprietari di immobili o terreni di cui aveva bisogno. Eppure la contrarietà della famiglia Mannelli non solo fu presa in considerazione, ma addirittura fu giustificata con le parole: ognuno è padrone in casa propria. Vi domanderete come i Mannelli riuscirono ad essere così influenti e come non riuscirono i proprietari delle altre case. Non tutte le domande hanno bisogno di una risposta. Per esempio, perché Savonarola? A proposito delle occasioni qui a Firenze, di cui parlavamo prima, se tu dovessi consigliare qualcuno che vuole crescere e svilupparsi in campo artistico in una realtà come quella di Firenze, come gli consiglieresti di muoversi? Ma sai, dunque, intanto bisogna un po' capire che cosa si intende, cioè quale campo, perché ad esempio nelle arti figurative sappiamo che l'Accademia di Belle Arti di Firenze è ancora un buon punto di riferimento, almeno a livello nazionale e anche internazionale, perché a giudicare da quanti tour stranieri ci studiano dentro significa che ancora il livello è molto alto e ancora abbastanza competitivo. A livello musicale, insomma, Firenze ha sicuramente delle buone scuole di musica. Chiaramente il Cherubini, il nostro conservatorio, però anche delle buone scuole di musica, diciamo, privata. Okay. Per generi musicali più moderni, dal jazz fino al rock e tutte le varie forme possibili di espressione attraverso la musica. Probabilmente, diciamo, se uno poi volesse fare ulteriori salti di qualità, temo che dovrebbe essere forse un po' obbligato a uscire dalla città, a spostarsi e andare, che so, verso Milano o verso anche il resto dell'Europa. A Firenze ci sono comunque, diciamo, tuttora una buona realtà di band alternative, underground, che stanno crescendo. So che c'è anche un po' di hip hop che si sta affermando tra i ragazzi, quindi, insomma, diciamo, con calma si sta anche ammodernando. Purtroppo io ho tre figlie, per cui ho abbastanza il polso del mood dei ragazzi con la città, e in generale sento dire un po' troppo dai ragazzi fiorentini di oggi che se si vuole fare qualche cosa bisogna andare via da Firenze. E questa è una cosa a cui bisogna assolutamente porre un rimedio, perché il rischio sarà che Firenze rischi di diventare appunto una città per anziani o per turisti
al 90% scappa e fuggi, il che significa uccidere una città. Certo, certo. Farla diventare una bacheca bella quanto vuoi, ma morta. Esatto, completamente d'accordo con te, per questo ti domandavo appunto proprio su questo argomento per i ragazzi o comunque per le persone che sono interessate a sì, diciamo fare differenze per crescere in qualche modo. Fino a un certo livello si può sicuramente studiare bene a Firenze, però se poi dopo si vuole fare certi... Allora, ti dico una cosa, in pieni anni 80, quando Firenze era quel fulcro culturale di cui ti parlavo, io decisi una cosa un po' istintivamente, che però è stata un po' anche la nostra grande fortuna, fortuna mia personale come persona appunto, ma anche come artista, ma anche di Lit Fibra come band. E cioè decisi nell'83 di andare a fare una tournée in Francia tramite un'amica che aveva studiato le belle arti a Firenze, okay. Quindi si va a tornare un po' tutto. E da lì Lit Fibra incominciarono ad essere più famosi e più conosciuti nei paesi francofoni, Francia, Belgio, Svizzera, che non in Italia. Poi alla fine degli anni 80 si è invertita questa tendenza e siamo esplosi anche qua. Però ecco, diciamo che è veramente fondamentale mettere non solo il naso fuori dalla porta, fuori dalle porte di Firenze, ma portarcisi proprio con tutto il corpo, okay. E andare e poi tornare, ci mancherebbe, certo. Perché non si può fare a meno di Firenze, questa è una cosa che ho imparato col tempo. Ho sognato di andare a vivere a Parigi, a Barcellona, a Berlino, in Sud America, però alla fine Firenze ti resta dentro, è difficile farne a meno, per fortuna. Per fortuna. Però io ti ringrazio, sei stato veramente gentilissimo a averci dedicato del tempo. Buona fortuna con questo documentario, queste storie. Ti ringraziamo, speriamo di appassionare le persone che ci seguono, perché Firenze vale veramente la pena, è molto poco conosciuta per certi aspetti. Bravi, fate bene a far conoscere, diciamo, la dark side, la back side of Florence. Come al solito noi concludiamo la serata con un fermo immagine, ci giriamo verso la camera e simuliamo una grandissima euforia. Posso esprimerla in un altro modo anche? Certo. Ti posso dare una mano? Ma certo. Ti suggerisco. Puoi strizzarlo sì. per esprimere la tua euforia.